Vuoi provare a vincere 5 pacchetti del nuovo set Astri Lucenti? Iscriviti al nostro canale YouTube. Se arriviamo a 60 iscritti entro il 25 febbraio, uno di voi verrà estratto e sarà il fortunato vincitore. Eccoci ragazzi, eccoci. Bentornati in questo nuovo video. Abbiamo finito la storia principale, come avete potuto vedere nel video precedente. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, ovviamente. Come potete vedere, come Pokémon ha selezionato Cerbiaga. Abbiamo Dialga e Palkia, tutti e due, bam. Messi in squadra, ovviamente. Messi in squadra, entriamo. Andiamo avanti, diretti, così, bam. Adesso, teoricamente, dovremo cercare di completare il Pokédex. Sì. Impresa lunga. Sì, ci vorrà un po' di tempo, devo metterci lì a catturarli tutti. Andiamo a parlare con Selina qua. Vediamo chi ci dice. Ti sei divertito alla festa? Abbastanza. Ci siamo divertiti? Sono distrutto. Destroyed. Comprensibile. Dopotutto c'era tanta gente. Che serata. Sì. Che serata, ragazzi. Che serata. Veniamo al Pokédex. Come procede? I progressi sono significativi. Vedi, dobbiamo fare gli incarichi Pokédex. Sì. Lo avete davanti a voi. Eccolo qua, l'espertone. Ah, un esperto di Pokémon leggendario qui. Troviamo questi Pokémon leggendari, va? Thank you very much. Oh, ascolta, una missione per te. Collabora con lui. Ti aspetto. Alla base sull'altura. Sulle tracce della leggenda. No, fighissimo. Questo è proprio il titolo del video. Sulle tracce della leggenda. Titolo fatto. Titolo fatto. Ci abbiamo il titolo, ragazzi. Andiamo, così, andiamo diretti, senza pensare a niente, infatti, senza fermare. Siamo belli pronti. Poi sai cosa volevo fare? Volevo cambiare un po' l'outfit, i capelli di sto ragazzo. Facciamolo se vuoi. Ma non adesso. Lo facciamo in un video in giro con voi. In un giro, sì, cambiamo un po', base sull'altura, ha detto. Sì. Per cambiare un po', perché effettivamente non l'abbiamo personalizzato noi, il nostro personaggio. L'abbiamo lasciato così. Visto che ci sono dei bei capelli, dei vestiti diversi. Così, a cazzeggio. Lei prende un po' il fuoco, tranquilla. Si scava. Siamo da Etelo e Tele. Ah, ecco, lì ci sono tutti i leggendari. Specie. Eccoli, amico mio. Noti qualcosa? Motivi simili ai Pokémon. Personaggi geroglifici. Beh, lì si vede, vabbè, c'è Arceus che è il primo. E poi c'è... Non l'ho capito. Il creatore dell'universo, se non me... Arceus. Non ti muovo, dico bene. Può darsi. Cazzo, beh, abbiamo un Arceus fondo. Non è che... Di cosa scemi? Ah, ma noi abbiamo tutte le lastre. C'è un messaggio. Il respiro dell'essere originario era solo nel suonare... Non è il Pokémon. Dobbiamo recuperare tutte le lastre, ma ce l'abbiamo. No? Raggiunge nelle profondità del bosco ostico. No. Ragazzi, andiamo nelle profondità del bosco ostico. Dov'è il bosco ostico? Ma dove cazzo è il bosco ostico? Ah, è là, ok. Eccolo. Atterrati. Ci siamo. Eccoci dunque. Stando alle mie ricerche. Pensaci tu. Io questo qua lo vorrei catturare. Sì, catturiamo. Perché ci serve. Quindi ci serve, così almeno. Andiamoci piano. Ma qua poi mi sa che. Andiamo con Dialga davanti, però devastiamo tutto. Mi sa. Dai, livello 60. Andiamo di mosse. Proprio nessun effetto, normale, super efficace. No. Io direi codacciaio.
Vediamo cosa gli fa, dai. Perché non possiamo ucciderlo. Evita l'attacco, ragazzi. Ronzio. Vediamo cosa ci fa Ronzio. Per due volte non ha fatto il potente. Ah, perché ha fatto il rapido, Proviamo di nuovo, dai, non può di nuovo. No. Ok. Io gli darei un'altra sberla. Sì, un'altra volta possiamo catturarlo. Anche se a dire la verità ho paura che se ci fa un brutto colpo lo faccia, lo fa fuori, Infatti, no. Sì. No. Sì, un po' immaginavo, però vabbè, dai. Ma comunque per il Pokédex basta vederli, no? Non penso catturarli. No, devi catturarli, secondo me. Sì, dai. Sì, no, che senso ha? Ma sicuramente lo troveremo, dai, cioè, penso che... Tu dici? Ma sì. No, tu dici che bisogna catturarlo per completare il Pokédex. Io dico di sì. Secondo me sì. Io pensavo bastasse solo vederli. Anche perché secondo me quando lo vedi ti esce solo la cosa, l'hai visto? E invece quando l'hai catturato ti viene proprio colorato il Pokémon nel Pokédex. Ah, dobbiamo tornare dalla vecchia. Dalla dimora antica lì. Ok, siamo arrivati alla dimora remota. Starà dormendo. Andiamo a vedere cosa vuole. Qualche intruglio particolare. Ah, particolare. Particolare. Eccola qua. A proprio in casa sua siamo andati diretti così. Noi entriamo, ragazzi, ce ne frega. Né vero? Né vero, no, ho mai sentito io comunque. Si tratta di Arceus. Ritenendolo il creatore della regione di Isui, pare inoltre che frammenti arrivo vale a dire l'asse fosse affidato agli avi di Claybor. Da che? Vabbè, ma alla fine è la stessa roba che sappiamo noi, cioè niente di che, Sì. Non sa davvero nient'altro. Dacci sta mano, dai. Dacci sta mano. Ah, dobbiamo trovare altri Pokémon. Sì, tutti ce lo stanno continuando a dire. Allora, i tre Pokémon dei laghi li abbiamo già. Il vulcano, la gigante, l'origine. Facciamo un vulcano? Sì. Su via, non è ovvio di andare lì se non mangia fuoco. Adesso lì se non mangia fuoco. Ah, vabbè, facciamola tutta. No? Sì, sì. Ma se, poi non è che impazzisci con tutte. Vabbè, le attiviamo perché, tutte, amen, no? L'astro, ok. Non sei d'accordo? Qui ce ne sono un sacco. Eh sì. Tu dici che è sbagliato attivarle tutte? No. E poi decidiamo dove andare. Allora dicendo dove siamo arrivati. Ok, le abbiamo tutte, quindi. Mettiti in marcia. Mettiamoci in marcia allora. No, cosa diceva? Sono apparsi. Vabbè. Con la chiusura del coso sono apparsi i Pokémon nuovi. Visto. Quindi ora devi andare a catturare tutti sti Pokémon. Cioè, ma dobbiamo catturare Mesprit, Azelf e Uxie. Quei Pokémon là dei laghi. Sì, no, anche gli altri. Sono tutti quelli da. I Pokémon. Per avere le lastre poi. Seguirà. Ragazzi, andiamo allora, cosa dobbiamo fare? Sì, non ci rimane che andare. Dobbiamo catturarli, catturiamo. Dovremmo comprare della roba comunque, perché Ultra Ball ne abbiamo poche. Solo che le Ultra Ball non si possono comprare, vero? Dobbiamo fare la ricetta, prenderle. Dobbiamo crearle. Cosa hai visto? Non so, Ron. Sì, siamo alla ricerca delle lastre. Sì, è sempre che si gira di spalle questo. Ah no, andiamo prima. Andiamo di come ha fatto già una volta che tipo andava lì, parlava e poi ti. Andiamo in questa cazzo di spiaggia. Dov'è la spiaggia? Non mi ricordo. Fai la mappa. Ah, devi andare dove c'è il pascolo. O. Sì, dove c'è il pascolo. Poi qua c'era l'entrata, vedi. C'è una cosa. E noi la prendiamo, ragazzi, queste fiammette. La prendiamo. Fiammette, fiammelline.
5 in questa parte. Chissà chi sarà il Pokémon della spiaggia origine comunque. Perché qua teoricamente c'è un Pokémon, no? Sì, vale, sì. Schiera no, Pokemon. Vabbè, ma non ho voglia, minchia, di combattere. Ma lo distruggiamo, scusa. Sì, vabbè, ma che... Ma vuole un'altra ammazzata lui. Ma io non ho capito. Ma poi adesso abbiamo parchi di alga, no? Cioè... Quindi arriva con Golem. Ah, peccato che abbiamo abbiamo Palkia davanti, sì, ottimo. Sì. Gli facciamo un idropompa e via, lo mandiamo a casa, il ragazzo. Oh, comunque 65, eh. Sì, ma con questo lo salutiamo, eh. Sì. Ciao. Ciao, andato. Golem. Ciao, Golem, grazie di tutto. Poi, Snorlax. Ah, qua abbiamo... Sempre più forte, 66. Però, evitiamo anche... Cosa, Fendispazio? Vai Fendispazio, che è potente forse. Non lo so, prova a mettere... No, Geoforza. No, guarda che Fendispazio è di più, scusa, quant'è? No, fa 90. Ah, no, 90, ok, hai ragione. Cosa ci vuole? Lotta con lui, vero? Sì, per esempio. Gli ha fatto poco. Il impatto secondo me fa male. Sì. Però dovrebbe risentirne anche lui. Ah no, non ne risente lui. Bellissimo questa mossa. Vai Drago Pulse, che carino. Ma perché pensa che con questo lo facciamo fuori. Catturalo. L'ha ritirato. Ritira. Clayfable. Questo devi distruggerlo perché sennò si... Tra l'altro nessun effetto, ragazzi. Perché lui fa poi la cura. Lui si riprende, sì. Ma perché difatti non dovremmo farlo con lui, però vabbè. Abbiamo lui davanti. Assorbibaccio, ma vabbè, ce lo Madonna, fa. Madonna, Palkia ce lo fa fuori, ragazzi. Mister Palkia! Vediamo chi è. Perché io con quel table ho sempre un. Normale, super efficace. Ah, acciaio. Però aspetta, non è che c'hai altro. Abbiamo Dialga che è acciaio. Che è super efficace. Vai Dialga, via. Che anche veleno, a dire la verità. Però teoricamente con lui dovremmo essere più tranquilli. Anche perché ha le statistiche più alte. Quindi. Con d'acciaio. Potente. Io andrei di potente, sei d'accordo? E gli freghiamo l'assorbibacio. Perché ti sto bacio, va? Clayfable. Heracross. E qua ci vorrebbe fuoco forse, no? Cosa ci vuole qua? Ma Fragor Tempo 120. Mamma che bestia. C'è una sorta di idropompa poi alla fine a vederla l'animazione, no? Ricarica totale. Missile Spillo. Non è molto efficace. Cosa c'hai? Toglio come Fragor Tempo. Però è bello, voglio vedere cosa fa. Però tocca a lui due volte adesso. Rapida. Ma difatti perché fare il potente non sembra senso. Mamma mia, ma ci ha fatto malissimo. Porca vacca, hai visto che roba? Bestiate. Sì, alla fine era fuoco. Era un po' di. Perché a volte mi fa. Perché a volte noi dobbiamo. Cioè, no, ma più che altro sai cosa? Dovremmo anche cambiare Pokémon a seconda di quello che arriva. Perché noi in realtà non lo cambiamo mai, continuiamo a lottare, che in realtà è sbagliato perché. Ma io a volte lo faccio. La seconda, sì. A volte sì, li cambio. Se poi vedo proprio che è una. Ma adesso abbiamo Snow. Vabbè, mi chiama Snow, è morto. Se non ci distrugge. Forse qui ci fa malissimo, ragazzi. Però Typhlosion resiste. Ma lui attacca due volte. Ma non avevo assurdo. Fatto. Perché ha attaccato due volte? Perché ha fatto tecnica rapida. Vabbè, allora diciamo, io non so che cosa vai, dopo. Vai la casa, dai. Peccato perché non so che cosa dopo, non mi ricordo. Non l'abbiamo visto il Pokémon che ha dopo, vero? Falle non potente, così almeno. Però la tipo. Vabbè, no, dicevo non potente come attacco potente. No, sì, normale. Normale, tattico. Vediamo chi manda, perché non mi ricordo qual è l'altro Pokémon che ha.
Ah, vabbè, abbiamo abbiamo Raichu comunque. Guarda che bello, lui, che eh. Anche perché abbiamo, siamo riusciti a mettere poco efficace, siamo riusciti a mettere. Incredibile. Però adesso attacca prima lui. Sì, non ma lo noi... so, ma non lo so se abbiamo fatto bene. Vediamo cosa ci fa lui più che altro. Vai, ah no, attacchiamo ancora per primi. Qual è? Tuono. Sì, tuono. Io direi tuono potente e salutiamo Bravery, ragazzi. Teoricamente lui non dovrebbe più attaccare dopo questo tuono. Di fatto. Addio. Ciao ciao Bravery. Niente, ti abbiamo fatto di nuovo il culo, Sorwan. Cosa ci possiamo fare così? Invalidi alleati, capito? Madò. 10.000 ognuno. Ah no, tranne la Jenga. Puntoni per noi. Oh sì, già, hai detto non devi bene. Più sfidarci. Cioè, prendi, capito, no? Te l'affido. Cosa ci affido? Ah, boh, la prima lastra l'abbiamo presa, ragazzi. È proprio bravi siamo, comunque. Mm. Continua pure le ricerche. Quindi abbiamo preso la... Boh, la stessa spiaggia origine, sì. Fatto, dai. Abbiamo preso la prima... la lastra della Ne rimangono lotta. 4. Ne rimangono 4 che io direi, ragazzi, che le vediamo nei prossimi video. Nei prossimi video, adesso vediamo anche quanto sono lunghe, perché tipo quella dei tre laghi, comunque lì dobbiamo andare in tre posti diversi e tutto. Comunque... Per oggi questo video finisce qua. Sì, abbiamo fatto noi e il nostro amico Gengar. Abbiamo preso la prima lastra. Vi salutiamo. Sì. Contento, mi raccomando. Gengar. Contentissimo. Mi raccomando, voi iscrivetevi, non dimenticate Mettete di commentare. Mettete sempre mi piace al video, ragazzi, che anche ci fa, per chi ci aiutate, ci aiutate con i mi piace, quindi mi raccomando. Assolutamente. E niente, ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao.